Si gioca il feed stick top, che rune si usano e quasi builda. Si usano doppio AP nelle rune, si usa l'Aftershock e Revitalize, fai Frozen Heart o Visage come primi item, a seconda se c'hai AP o AD contro. Comunque li devi fare entrambi, sia Frozen Heart e Visage. Come terzo item puoi fare, se sei super ahead e vi serve danno, li Liandry, altrimenti vai per la zona. E la forza di Fiddle è che non muori. Devi stare attento in early game perché sei facile da uccidere. Però dopo non muori. E puoi roamare in lane. Cioè, dai un sacco di vision. C'è un sacco di vision control. E sei forte negli obiettivi. Però devi razionare bene i tuoi trinket. No, no, ragazzi. Niente feed, non mi importa. Sono di due. È un gioco di carry. Ho un amico platino di carry. Come faccio ad aiutarlo a migliorare? Dice, ma di che sono micro e niente macro, non posso dargli una mano? Mette sulle micro, c'è poco da dargli una mano. Cioè, se deve allenare lui, meccanicamente. Se deve allenare lui e basta. That's it. A di che, cioè, puoi dargli una mano a imparare quando beccare. Gestire la wave, magari. Su quello gli puoi dare una mano. Però per il resto, lasciamo stare. Qua metto la ward. Perché Graves che giro può fare? Che mi dà fastidio. Red into invade dal mio blu. Pare abbia saltato il blu, ma non si sa. Qua potevo chetarlo un pochino di più. Verso giù. Va bene così. Possiamo prendere il crab? No, perché Rev si potrebbe fare tardi. Potrebbe fare tardi, per questo l'ho fatto sta roba. Perché a volte si fa i cosi lì, come si chiamano? I crags. Non mi viene chi fa parlo e basta, io ho già preso il crab, va bene. Non ho lo smite, quindi non posso contestarlo. No, non è così. È brutto fedallo lì.
Non volevo morire lì. Secondo me sarei morto. Per questo non me la sono rischiata. Perché gli davo double buff e se morivo io, poi c'hai il triumph, muoiono tutti. Quindi per questo ho deciso di evitare di gankare, di morirci lì. Ho già preso una marea stack pure. Posso andare back quando voglio. Prima tiro questo perché tanto non starò a bot per un bel po'. Con sta roba io sto super head. Quello invece mi ha fatto il gromp era... Se l'è resettato perché pensava che volessi fightarlo. Io invece glielo ho givappato direttamente. Alla fine nemmeno l'ha preso e abbiamo preso il crab. Io questa roba l'ho mandato nell'iperspazio. Adesso non c'ho tempo di scriverglielo. Forse mi prendi i mobili qua. Maybe. Forma a 7 minuti, fucking broken. Forma e muoviti pure. E ha pure missato la F qua, Camille. Dovrei cambiare il trinket però. Facciamo tutto il clear qui, mi sembra faccio un set e fammela io humus. Dove sta 8 of mana qui? Ah vabbè, lo recupero. The dark and his
Buono così, buono così. Dovrei anche andare back soon. Così, va bene così. Adesso farmiamo un po' la giungla mia, dai. Sbagliato, sbagliato. What? Ha preso lui. Non pensavo con la Q ci avesse l'angolo. Invece ce l'aveva. È morto alla fine, però. Io vorrei andare back soon. Però gli fregherei anche sto campo prima. Che adesso spona. Tanto ormai è andato. Devo chi va a farlo dopo che ho visto che ha intato così. Dove lasciar tank a me, che c'avevo la ulti per resettare l'aggro, capito? L'ha capito anche lei, solo che gli abbiamo dato uno shutdown enorme con sta roba, senza motivo. Ho pure usato il flash. Peccato, peccato. Che qua lì uccidere lì era super good. Every corpse a lesson. Turret plating will soon fall. Mi ha fatto. Un po' top mana qui. Dobbiamo usare di meno la E. Botta ha preso un po' di schiaffi. Forse è andata una mano un po' più in botta. Begins with purpose.
Non viene a giocare per questo. Ha senso ritornare bozza appena c'ho il blu. Comunque in 2v2 la nostra bot dovrebbe vincere teoricamente. Morto, morto. Top è morto. Oh. Buono così. Primo Herald purtroppo ce lo siamo fatti fregare. Cioè non l'hanno preso, però ce l'hanno tolto a noi, che è stato un bel colpo per loro. Allora, io quasi chiudo questa. A me non mi spiace avere completa vision in giro. Ce l'ho completa, me la prendo. Primo problema mio. È il mano. Ma nemmeno più tanto. Così so quando devo beccare. Probabilmente non mi conviene usare W per clearare la giungla.
altro vince, ma non ho shottato. C'è i suoi tre hit. Ma paghi un one shottato. Devo fare la R molto. Devo fare la R prima perché Twitch one shot quelli dal tempo e tutto. Questo è broken di Drake se lo prendiamo. Con quei Twitch lo one shot. Mi conviene aspettare prima di entrare in teamfight e andare su Twitch. L'eraldo mi sparisce? Sì. Ho sbagliato qui ancora. Prendetevelo. 1800 ci arrivo. Ah, l'exhaust, devo starci attento. Devo fare l'R subito, appena vedo l'exhaust. E lui dice che mette più danno. Cioè, lo posso mettere più danno, ma è molto più forte non prendere i danni da Twitch. Piuttosto che cercare di mettere più danni io.
Vabbè, sono morti in due. Pushate, pushate. Comunque sta Camille non sa split pushare, cavolo. Cioè, questa torre doveva cadere non so quanto tempo fa. Chiudiamo la build. Sì, questa roba qui. Non c'è il flash del prossimo fight, Twitch. Me la chiudo la Diamant, Resi. Mi spiace, ma mi serve. E sono molto molto fiddato. Tu puoi fare anche solo peeling. E se vuoi dire, io se non c'ho il mana sono proprio inutile, metto. Senti che è arrivata solo, un po' un problema. Non venite, non starto. Perché Twitch è un po' shotta. Super letti, miei alleati. Sono andati mid senza. Senza motivo. Buono così. Quanto vi piace avere il controllo e la vision con quest'item? Non ho mana purtroppo. Quindi adesso devo andarci piano con le E, con le Q, con tutto.
Ah, ha flashato, flash ingaggiato. Gianna deve stare pronta con sta cavolo DR, però mette, Cristo santo. Fanno ingaggiare come degli idioti. Mi serve di muovere adesso, sapete? Mi serve farci davi per non morire. Quasi quasi. Cioè, tanto c'ho la speed del. Non c'ho problemi a speed. Almeno non mi one shot Twitch. È rimasto solo solo del Drake, Gian. Ho sbagliato. Vabbè. Possiamo chiuderla? Non abbiamo CS. Ah, non sono andato, ok, buono. Va bene, va bene. Forse potevamo gankare un po' di più. Abbiamo fatto un ottimo early, però secondo me il mid game potevamo fare di più. Vabbè, c'è stato l'inting del Camille in top che ha tankato Lance, che l'ha lasciato anche a me. Quindi quello ci ha rallentato tantissimo. Avevamo snowballare, anche l'Herald non dovevamo mai farcelo fregare così. Però abbiamo fatto un early game proprio che meglio è così, non si poteva sperare, cioè. Abbiamo distrutto tutti lì. Più 18. Vedete, piano piano l'MMR migliora. Considerate che il primo game che ho fatto a D1, la prima volta che sono arrivato a D1, era più 13. No, forse più 14 era. Il primo game che ho fatto dopo essere droppato a D2 e essere risalito mi dava più 16. E adesso il primo game mi dà più 18, quindi piano piano l'MMR è migliorato. Farei un video su sto game? Boh, può essere. È un buon game. Mi ha fatto top damage. Non è andata male. Vorrei provare Camille come champ. E dici, ci sta? Consigli? Prendi un po' di schiaffi. Se non è proprio facilissimo a giocare. Però se ti ispira, gioca. Se non lo chiudevate si mette male l'ora del team. Era più forte o sbaglio? Sì e no, in realtà. Perché? Allora, ti spiego. Noi abbiamo Camille che scala bene come GP Red Game, scala un po' meglio Speed Push, GP Mario è un po' più utile in Teamfight, però scalano bene uguale, li mettiamo alla pari GP e Camille più o meno. Ci abbiamo Morgana che è meglio rispetto alle Blank Red Game, e abbiamo Gianna che è meglio di Alistar Twitch, è meglio di Caitlyn, però dovete considerare anche, io sono meglio i Graves innanzitutto, no, i Late Red Game forse è un po' meglio Graves, però Graves era lontanissimo dagli item, cioè aveva due item in meno rispetto a me, quindi io ero ancora molto più forte di Graves. Twitch è più forte at game rispetto a Caitlyn, ma Twitch non ha gli enabler che abbiamo noi, cioè nel senso, noi abbiamo Gianna e Morgana che possono fare peeling su Caitlyn, quindi Caitlyn farà sempre più danno ai Twitch in teamfight, cioè può fare più danno perché c'ha due persone che la proteggono. E Twitch invece no, c'ha Alistar, deve fare danno burst, se non vince con quel burst all'inizio perdono il fight. Invece noi possiamo disingaggiare e fare cose. Senza contare che mentre Caitlyn non c'ha preoccupato, cioè, se ne preoccupa solo di LeBlanc in pratica, di una LeBlanc behind 2-5 in teamfight e di Twitch si deve preoccupare di lui che gli salta addosso, io che gli salto addosso, Q e Morgana, cioè c'ha un sacco di robe a cui deve stare attento, quindi può mettere inevitabilmente meno danni in late game rispetto a Caitlyn.